San Pio, perché sono mesi che stiamo lavorando, praticamente dall'anno scorso, da quando siamo arrivati qua, che abbiamo fatto la presentazione, si è cominciato a lavorare su questo progetto, su quest'idea che sta andando avanti, sta avendo dei frutti importanti che ci auguriamo che siano legati sia alla presenza alle nostre partite, ma anche alla crescita e quindi il migliorare anche il livello tecnico dei nostri ragazzi che fanno movimento nel settore giovanile in particolare. Ecco, una cosa che sono dimenticato di dire prima è che nel progetto della campagna Buonamente abbiamo previsto anche la possibilità di avere un parterre e quindi con il Palabam stiamo lavorando per mettere una tribunetta anche a Bordocampo in modo da qualificare di più quello che è il contatto fra il pubblico e i giocatori che sono in campo e qualificare anche di più i servizi che possono essere dati agli spettatori, perché l'organizzazione interna del Palabama sta predisponendo anche un bar all'interno che sarà utilizzato durante le partite e quindi gli spettatori dall'anno prossimo avranno la possibilità di essere anche più vicini al campo, più vicini ai giocatori e avere il servizio di bar e di ristoro a bordo campo che l'anno scorso non era presente. Quindi è un arricchimento ulteriore che per la prima volta al Palabama sarà posto in essere, perché in qualsiasi altro avvenimento sportivo non vi è mai stato, insomma. A noi fa molto piacere perché è un servizio in più che diamo agli appassionati, che possono stare lì un paio d'orette a guardarsi la partita con il massimo comfort possibile. La presentazione mercoledì prossimo in sala consigliare del Comune Mantova è anche segno di una presenza dell'amministrazione che, insomma, non si vede ma c'è e appoggia. Il nostro sforzo maggiore in tutti questi anni è sempre stato quello di coinvolgere l'amministrazione, perché riteniamo che di non dover andare da nessuna parte senza l'amministrazione, quindi le difficoltà che ci sono a Mantova le sappiamo tutti e quindi aggiungiamo questa bella iniziativa e vediamo di coinvolgerci sempre di più. Sembra che stiano rispondendo, stanno ristrutturando la palestra Boni e i lavori sono già incominciati e adesso, insomma, quando andiamo assieme sembra che riusciamo a ottenere qualcosa. Poi magari se questo avviene veramente, noi daremo sicuramente lustro a quelli che ci danno una mano. Mi fermo qui. Devo dire che sinceramente, ovviamente, San Pio ha dei rapporti con le istituzioni locali più radicate di noi, insomma, noi abbiamo avuto dei rapporti dall'anno scorso. E ci stiamo presentando praticamente in modo congiunto da sempre negli ultimi tempi e questo sicuramente dà un peso sia agli Stinks che a San Pio. Ecco, quindi questo peso reciproco credo che le amministrazioni e le istituzioni lo stiano avvertendo. Quindi è un peso che è su due binari che sono paralleli ma sono diversi, perché insomma, noi lavoriamo un certo livello tecnico con la prima squadra, con una certa immagine, loro lavorano più sul sociale, più sul territorio, con una presenza forte che rappresenta fra loro e in San Giorgio circa 500 ragazzi che fanno attività. Quindi abbiamo la forza insieme di poter avere un peso sociale importante, sia di immagine ma che anche di movimento di base. E questo credo che le istituzioni pian piano lo stiano capendo e recependo. C'è ancora bisogno di lavorare, è innegabile, non abbiamo raggiunto dei risultati, però insomma è un peso che fino a ieri tutti facevano fatica a soppesare, adesso lo stanno prendendo in considerazione.